È positivo il giudizio del CNA sull'introduzione tra gli emendamenti alla manovra finanziaria di un nuovo meccanismo per regolare il lavoro accessorio utilizzabile dalle imprese di minori dimensioni, lo riferisce l'ANSA. L'emendamento, osserva il presidente di CNA Daniele Vaccarino, colma la lacuna normativa creata dall'abolizione dei voucher e risponde all'esigenza di garantire pieni diritti ai lavoratori e di offrire alle imprese uno strumento snello e rapidamente attivabile. Daniele Vaccarino aveva definito nei giorni scorsi una iattura per il nostro mondo la brusca abolizione dei voucher. Vorremmo che l'utilizzo del nuovo strumento, ha aggiunto, fosse permesso almeno a tutte le microimprese, quelle con meno di 10 dipendenti, dal momento che l'indicazione di un limite economico per singola impresa già assicura il corretto utilizzo dello strumento. La decisione del governo di introdurre nuove norme sul lavoro accessorio dopo l'abolizione dei voucher ha tuttavia creato fibrillazioni politiche. Federica Bordin, comparese, vicepresidente della cooperativa sociale Progetti di Vita Onlus, è stata riconfermata nell'incarico di presidente dell'area CNA di Coparoverra con il voto delle imprese associate. Lavorerò per coinvolgere sempre più gli associati, spiega la presidente Bordin, nelle iniziative di CNA in rappresentanza delle imprese del territorio rivolte a conquistare proprio per loro nuove opportunità di lavoro e vantaggi competitivi. Punterò inoltre a rafforzare le già ottime relazioni tra la nostra associazione e le istituzioni locali. La crisi economica ha favorito il forte incremento dei professionisti associativi, cioè dei lavoratori autonomi che non sono iscritti ad ordini o collegi. Fra il 2009 e il 2016, infatti, sono cresciuti di 80.428 unità, più 32,9%. Lo afferma il terzo rapporto annuale dell'Osservatorio Nazionale sulle Professioni di CNA, presentato il 23 maggio a Roma. E anche grazie a questa mole di professionisti che nell'Unione Europea la nostra penisola continua a primeggiare nell'occupazione indipendente, con 4,72 milioni di lavoratori autonomi tra i 15 e i 64 anni, davanti a Regno Unito e Germania.